Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo poncho K con il collo. Avete visto l'indosso in anteprima. Lo realizzeremo con questa lana morbidissima e pelosetta che dà un effetto nuvola. Infatti questo poncho l'ho voluto chiamare nuvola rossa. È semplicissimo da realizzare, si tratta di due pannelli uniti nella parte superiore e poi ci lavoriamo il collo. In più poi faremo una rifinitura nelle parti laterali e quindi daremo l'ultimo tocco al poncho. È una lavorazione semplice, semplicissima, un po' traforata, ma vi assicuro caldissima. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e poi avremo modo di interagire con commenti, messaggi, invio di foto, perché mi inviate le foto dei vostri lavori eseguiti dai miei tutorial e quant'altro. Detto questo, andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò l'Hendrix della Tessiland, che è questa lana particolare con tutti i pelucchi ed è lavorabile con ferri 6,5-7,5 e uncinetto dal 5 al 7. Io lo lavorerò con uncinetto numero 6 e poi avrò bisogno un paio di forbici. Prendiamo la lana e ora facciamo un campione del punto che andremo a fare, quindi un pannello che andremo a fare per la nostra lavorazione. Vi farò vedere come creare il punto, quindi i primi 2-3 giri, dopodiché salirà tutto uguale, quindi non ci saranno difficoltà. Il pannello che io ho realizzato per me è di 41 anelletti iniziali più 2 catenelle che verranno una all'inizio e una alla fine, perché il tutto deve, la lavorazione deve iniziare con maglia alta e finire con maglia alta. Quindi facciamo il nostro cappietto di inizio, che non conteremo, e lo stringiamo e ci lavoriamo una catenella. Poi iniziamo a fare gli anelletti, quindi facciamo un'altra catenella, 2 e 3, filo sull'uncinetto, ci chiudiamo nella seconda che abbiamo fatto, quindi di queste ultime 3, lasciando libera la prima, e facciamo la maglia alta, e qui abbiamo formato il primo anelletto, come vedete. Continuiamo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nelle asoline che abbiamo appena chiuso del punto precedente, prendiamo il filo e facciamo maglia alta, quindi abbiamo creato il secondo anelletto. 1, 2, entriamo nelle asoline, quindi nella chiusura precedente, e facciamo sempre una maglia alta. Di questi anelletti, per fare il campione, ne farò 11 più i 2 iniziali, cioè 11 più poi
mi rialzerò con le catenelle e inizierò il prossimo giro e questa catenella iniziale. Quindi lavoriamo 11 anelletti, sempre facendo 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo nella, prendendo le due asoline di chiusura lavorazione e facendo la maglia alta. Nel progetto originale, ripeto, ne ho fatti 41. Quindi prendiamo le due asoline. Tiriamo, ci facciamo la maglia alta e continuiamo così fino a quando ne realizzeremo 11. Fatte le nostre, i nostri 11 anelletti, ci rialziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, filo sull'uncinetto e entriamo nel primo anelletto che abbiamo a disposizione facendo 2 maglie alte. E continuiamo a lavorare 2 maglie alte per ogni anelletto che abbiamo fatto. Quindi andiamo nel secondo, con le dita potete individuare il foro, entrate e lavorate 2 maglie alte. Entriamo nel terzo, entriamo direttamente nell'anelletto e ne lavoriamo 2 e così facendo lo facciamo fino alla fine. Arrivati qui alla fine, e già come vedete la parte degli anelletti, la parte sottostante è tipo ad onde. Quindi quella è una parte comunque che resta decorativa nella parte inferiore. Arrivati alla fine, nella catenella iniziale che abbiamo fatto, ci lavoriamo una maglia alta. Quindi questo è l'inizio. Dopodiché ci rialziamo con 4 catenelle, 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro, filo sull'uncinetto, saltiamo le prime due, quindi il primo gruppetto di 2 maglie alte e ci posizioniamo al centro dei due gruppetti. Quindi entriamo qui al centro e facciamo 2 maglie alte, 1, 2. Una catenella e 2 maglie alte nello stesso spazio. 1 e 2. E abbiamo fatto il primo modulo di lavorazione che poi vedremo sarà sempre lo stesso. Filo sull'uncinetto, saltiamo il primo gruppetto, il secondo gruppetto ed entriamo nel centro dei gruppetti. Quindi abbiamo saltato 4 maglie alte. Entriamo sempre nel centro e lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso foro. 1 e 2 e abbiamo fatto un altro archetto. Filo sull'uncinetto, saltiamo il primo gruppetto e il secondo e entriamo al centro dell'altro, quindi proprio in prossimità del secondo. E qui facciamo sempre la stessa cosa. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte.
Continuiamo sempre così, saltiamo primo gruppetto e secondo gruppetto ed entriamo in quello successivo, quindi nello spazio, facendo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Questo è solo la prima riga di lavorazione, dopodiché dalla prossima, come ora vediamo, è tutto molto semplice. Perché ci ritroviamo con gli archetti già fatti, quindi non dobbiamo contare niente. Qui saltiamo uno, saltiamo il secondo, entriamo nello spazio e facciamo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso spazio. Fino ad arrivare ora quasi in prossimità della fine e siamo qui. Saltiamo i 2 gruppetti ed entriamo in prossimità fra i gruppetti della fine, che come vedete, come abbiamo fatto all'inizio, che abbiamo saltato solo un gruppetto, finiremo. Quindi l'inizio sarà uguale alla fine. Quindi questo l'importante per ottenere questo tipo di lavorazione, gli anelletti iniziali che farete devono essere di numero dispari. Quindi la lavorazione vi verrà regolare. Quindi ne potete fare di più o di meno dell'originale, in questo caso io ne ho fatti 41, ne potete fare pure qualcuno in più, l'importante è che ne fate o 43 o 45 o 47, comunque un numero dispari. Arrivati alla fine, filo sull'uncinetto e dobbiamo entrare nella terza catenella, che come vedete si vede poco. Diciamo che qui possiamo andare un pochino ad occhio. Così. Ci rialziamo con 4 catenelle, quindi l'inizio del giro sarà sempre di 4 catenelle, mi raccomando, e la fine si chiuderà nella terza catenella con maglia alta. Filo sull'uncinetto e qui ci verrà semplicissimo. Entriamo nel primo spazio, quindi nello spazio della catenella dell'archetto. E qui lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella, quindi 2 maglie alte. Una catenella e 2 maglie alte nello stesso spazio. Così. Filo sull'uncinetto, andiamo direttamente nell'altro archetto, entriamo nello spazio della catenella e rifacciamo la stessa cosa. E la lavorazione da ora in poi continuerà così, lavorando i moduli 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte sempre nell'archetto, quindi lavorato nella catenella dell'archetto precedente, e iniziando con 4 catenelle e finendo con la maglia alta chiusa nella terza catenella. Questo è la lavorazione che faremo in tutto il pannello. Quindi, a parte l'inizio degli anelletti, lavorare le 2 maglie alte in ogni anelletto e poi saltare 2 gruppi e lavorare al centro, qui ora proseguirà sempre lavorando al centro di ogni archetto. Quindi
completeremo il nostro pannello delle nostre misure. Quindi ora qui io prenderò quello originale. Questo è il mio pannello originale, non lo riesco a inquadrare tutto perché è molto largo, quindi così e così sono salita fino ad arrivare a... Ora prendiamo le misure del pannello che io ho appena fatto. Quindi prendiamo il metro centimetro e ci prendiamo le misure. In centimetri, misurando la larghezza, arrivo a 80 centimetri. Misurando invece la lunghezza, quindi la lavorazione, quanto l'ho fatto appunto lungo, sono a 55 centimetri. Quindi di questi pannelli così ne devo fare un altro. Quindi pronto l'altro, possiamo rifinire e quindi cucire la parte sopra e lasciare lo scollo e quindi cucirci solo la parte della spalla. Quindi uniamo le due parti e dopo faremo il rifinimento dello scollo. Io ho formato i miei due pannelli, quindi sono perfettamente uguali. Se voi vi ricordate, in qualche video precedente io vi ho detto che la codina iniziale, per essere sul dritto il lavoro, deve essere sulla nostra sinistra. Quindi in questo caso io ho messo il rovescio del lavoro, come vedete, e dobbiamo effettuare la cucitura. Quindi la cucitura noi la effettueremo sul rovescio e poi andremo a mettere il lavoro sul dritto. Quindi il rovescio dalla parte sotto, poi prendiamo sempre facciamo la stessa cosa con l'altro pannello dove la codina iniziale è qui, quindi questa parte sul dritto. E lo dobbiamo mettere sul rovescio. Quindi sistemiamo i due pannelli in cui le due parti risultano sul rovescio del lavoro. Dico, si nota poco con questa lana, però noi facciamo le cose per bene. Quindi le codine io ce le ho tutte e due, in questo caso da una parte. E prendo la parte superiore. Prima di prendere la parte superiore dobbiamo segnarci. Mi viene un po' male perché la lavorazione è grande. Dobbiamo prendere la misura dello scollo. Quindi uniamo le due parti e vediamo in centimetri quanto lascerò di scollo e ci facciamo un calcolo anche direttamente con i nostri ventaglietti formati. Quindi qua c'è la lavorazione. Ok. Qui ho le due parti. Per lo scollo io ho deciso di lasciare 26 centimetri. Quindi avevamo una larghezza di 80 centimetri meno 26 centimetri. Il risultato è 54 diviso 2, mi fa 27 centimetri per ambedue le spalle. Quindi prendo già la prima parte laterale e misuro 27 centimetri. E arrivo qui. Quindi arrivo in prossimità del centro perché da una parte e dall'altra mi deve combaciare e poi conteremo i nostri archetti. Quindi in questo caso io ne ho 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 archetti da questa parte, quindi il marcapunti lo posso mettere qui e cerco di prendere tutti e due i pannelli così. Poi lascio i miei 26 centimetri, quindi da qui misuro 26 centimetri, che è qui, quindi mi delineo lo scollo e da qui, da questa parte, dovrei avere sempre gli stessi archetti che ho dall'altra parte. Quindi fisso anche da questa parte il mio marcapunti e conto per essere più sicura della misura, perché deve essere esatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, come dall'altra parte. Quindi questa è la misura dello scollo che ho lasciato per il poncio, anche perché poi ci lavoreremo il collo, quindi volevo fare il collo alto. Quindi facciamo ora la cucitura di queste due parti, quindi della parte da una parte e dall'altra. Cuciremo sulle spalle e lo faremo direttamente con l'uncinetto. Entriamo nel pannello non lavorato. Qui abbiamo la solina senza aver tagliato il filo, così cuciamo questa parte direttamente col filo di lavorazione. Entriamo dall'altra parte nell'ultima catenella e ci prendiamo il filo di lavorazione ed eseguiamo direttamente una maglia bassa. Poi ci lavoriamo una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi qui abbiamo il gruppetto delle due maglie alte, ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia, poi arriviamo al foro, quindi della catenella, e ci lavoriamo una maglia bassa dentro il foro, quindi qui entriamo sia da una parte che dall'altra, così e così. E ci lavoriamo una maglia bassa. Mi raccomando, date dei punti non tirati, proprio tiranti, morbidi, così ci verrà comunque una lavorazione che poi la cucitura neanche si vede nella parte di sopra. E ci lavoriamo maglia su maglia, prendendo sia da una parte che dall'altra. Ci lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Quindi ci facciamo la prima cucitura e allo stesso modo, agganciando il filo, faremo la seconda dall'altra parte. Qui prendete le maglie corrispondenti combacianti, così verrà anche un lavoro pulito a livello estetico. E continuiamo così. Questo è il risultato. Questo parliamo sempre che è il rovescio del poncio. E vi faccio vedere dal dritto. È un'unione perfetta, praticamente i gruppettini si uniscono perfettamente senza notarsi e parte la lavorazione da una parte e dall'altra nello stesso verso. Quindi da una parte c'è la lavorazione ad archetti andare per sopra e dall'altra pure, quindi ci verrà anche una lavorazione uniforme e bella. Continuiamo la cucitura fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati qui,
in prossimità del marcapunti ci facciamo gli ultimi due punti di cucitura dell'archetto, quindi dell'ultimo archetto. Ci facciamo l'ultimo prendendo, mi raccomando, una parte e l'altra. Ecco, e abbiamo terminato la nostra cucitura. Qui possiamo tagliare il filo. Lo tagliamo un pochino più lungo, lo agganciamo e poi con l'ago lo facciamo passare nella lavorazione, quindi qui dove abbiamo cucito. La stessa cosa andremo a fare da quest'altra parte, quindi ci agganceremo o da questa parte o da questa con il filo e faremo la cucitura come l'abbiamo fatta qua. Vi faccio vedere l'aggancio del filo, lo facciamo passare sempre nella primissima maglia alta di tutti e due gli archetti. Prendiamo il nostro filo, ce lo tiriamo, facciamo una catenella e rientriamo facendo una maglia bassa e questo è l'aggancio del filo. Dopodiché ci lavoriamo come abbiamo fatto dall'altra parte tutti i punti per la cucitura, quindi tutte le maglie basse. Quindi ci rivedremo alla fine. Terminate tutte e due le cuciture, possiamo voltare il nostro, la nostra maglia poncho e avremo questo è il risultato, non si nota neanche da una parte e dall'altra. Quindi, sempre mettendola dal dritto, possiamo iniziare a lavorare il nostro collo. Possiamo anche sganciare i marcapunti perché ci servivano per delinearci appunto la cucitura stessa. Quindi ora qua ci andremo a lavorare anche la parte laterale. Così. E iniziamo infatti dal dritto del lavoro. Prendiamo la lana e iniziamo appunto qui dove abbiamo terminato la cucitura del primo lato. Quindi prendiamo la lana, prendiamo l'uncinetto ed entriamo proprio nel punto laterale, quindi nel punto centrale. Ci tiriamo la lana all'interno, facciamo una catenella e una maglia bassa per agganciarla bene. Ora da qui, qui dove siamo, dobbiamo formare un altro ventaglio perché noi abbiamo un ventaglio laterale e un ventaglio da questa parte. Quindi nella parte centrale formiamo un altro ventaglio e dopo lavoreremo a spirale, quindi lavoreremo sui ventaglietti stessi. Facciamo 2 catenelle, entriamo sempre nello stesso punto e facciamo una maglia bassa, una maglia alta, scusate. Un attimino. Una maglia alta, una catenella e una maglia alta.
Quindi abbiamo fatto 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Entriamo direttamente nel primo ventaglio che abbiamo a disposizione e lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso archetto. Quindi ripeteremo la stessa lavorazione. Il collo lo faremo, quindi ci rialzeremo nel collo con la stessa lavorazione, quindi non ci cambierà niente, solo l'effetto che magari scende un bordino nella parte del collo. Quindi questo poi lo potremo fare alto quanto vogliamo. Se si vuole un collo più alto faremo più giri, se si vuole solo un bordino ne faremo di meno. Comunque sia, io ancora non ho deciso precisamente quanti giri farò, quindi poi lo scopriremo insieme con la lavorazione. Ci lavoriamo gli archetti sugli archetti fino ad arrivare nell'altro punto laterale. Arrivati qui nell'altra parte laterale, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto centrale e facciamo sempre 2 maglie alte nello stesso punto, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Così, e abbiamo realizzato l'archetto sempre nella parte laterale e continuiamo a lavorare sui ventaglietti stessi, quindi facendo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. In ogni archetto che abbiamo a disposizione. Quindi da qui in poi ora lavoreremo a spirale, perché entreremo direttamente in ogni archetto girando. Quindi quando arriveremo qui nella parte finale, dove abbiamo appunto ci siamo rialzati con le 3 catenelle, entreremo direttamente nell'archetto. Ora lo facciamo insieme, perché ci lavoriamo tutta la parte fino ad arrivare a quella parte. Arrivati qui al primo archetto che abbiamo formato, ci chiudiamo con maglia bassissima nella terza catenella ed entriamo con una maglia bassissima direttamente nell'archetto, e nell'archetto stesso iniziamo la lavorazione. Più che a spirale, è vero che si parte sempre con le 2 catenelle, però è anche vero che non avremo nessuna linea di inizio e fine giro, perché ci lavoriamo direttamente. La lavorazione parte direttamente dall'archetto, quindi forse ho sbagliato io sicuramente a parlare prima, perché la lavorazione, cioè, non si vede, è come se fosse a spirale, perché non si vede assolutamente inizio e fine, però sempre ci dobbiamo chiudere con la maglia bassissima ed entrare direttamente nel primo archetto. Quindi continuiamo la nostra lavorazione del collo fin quando raggiungiamo la lunghezza desiderata, dopodiché ci rivedremo per così vi dirò anche le misure che ho fatto io. Ho lavorato il collo del poncho per 13 cm e mezzo circa, facendo
quindi realizzando 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe, quindi 6 giri. E mi sono fermata perché girato mi piaceva questo effetto, quindi non troppo alto. Voi, se volete un collo più lungo, potete fare qualche giro in più e quindi lo girate in modo più, cioè vi viene un collo più grande. Nello stesso tempo non ho né effettuato aumenti e né diminuzioni, quindi i giri così per come si presentavano, ho lavorato gli archetti così per come si presentavano. Ora possiamo tagliare il filo quindi, poi lo agganciamo all'interno della solina e poi lo nasconderemo con un ago. Riprendiamo la lavorazione nella parte laterale, quindi in questa parte noi andremo a lavorare aprendo praticamente il nostro poncio e sistemandolo, andremo a lavorare nella parte laterale, quindi ci faremo tutta questa parte, arriveremo qua alla cucitura e poi l'altra parte, quindi lavoreremo quello che abbiamo lavorato in lunghezza, no scusate, in larghezza. Quindi riprendiamo la lavorazione e la prendiamo esattamente da una parte laterale, quindi da una chiusura delle due parti. Prendiamo la nostra parte laterale, quindi per l'esattezza è la parte dove abbiamo iniziato con le catenelle e chiuso l'altro giro con la maglia alta, quindi proprio la parte laterale del lavoro, ed entriamo nell'angolo inferiore. Prendiamo il filo, ce lo tiriamo all'interno, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto ed eseguiamo una maglia bassa. Qui ritroviamo il primo foro. Se voi ci fate caso, il primo foro è più piccolo, il secondo è più grande. Quando abbiamo iniziato appunto con le catenelle abbiamo formato un foro più grande, quando abbiamo chiuso con la maglia alta abbiamo formato un foro più piccolo. Quindi che facciamo? Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo direttamente nel primo foro facendo sempre il nostro punto che abbiamo fatto per tutto il lavoro, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi ora ci contorniamo tutte e due i lati, noi per ora stiamo facendo la prima parte con questa lavorazione per dare comunque un altro stile, un altro disegno al nostro poncio. Filo sull'uncinetto, saltiamo un foro, entriamo nell'altro e lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Proseguiamo sempre saltando un foro. Così, filo sull'uncinetto, saltiamo questo foro ed entriamo qui e facciamo la stessa cosa. E questo lo dobbiamo fare per tutta la riga, quindi per tutto la parte laterale, sia quella davanti sia quella dietro, perché il lavoro comunque lo dobbiamo lavorare tutto. Due maglie alte, una catenella e 2 maglie alte.
lavorato il mio ultimo archetto, volto il lavoro ed entro direttamente nel primo foro con maglia bassissima. Mi raccomando, lasciate, fate una lavorazione morbida. Dopodiché prendo il filo sull'uncinetto, rientro direttamente facendo la mia prima maglia alta. Di nuovo ne faccio un'altra e ricomincio così a fare sempre un'altra riga di ritorno con gli archetti. Quindi questo è come rinizio il lavoro. Ora vi faccio un po' vedere. Quindi questo è l'ultimo archetto lavorato di sotto e questo lavorato di sopra. Come vedete, nella parte di sotto verranno tipo delle onde. E ricominciamo e facciamo un altro giro. In tutto io ne farò tre. Quindi il primo l'abbiamo fatto insieme, il secondo lo ricomincio e poi un altro giro al ritorno. E così il poncho è terminato. Ho terminato la lavorazione della parte laterale, quindi ho fatto tre giri come vi avevo accennato. Mi sono allungata, ora prendiamo le misure, mi sono allungata precisamente di 6 centimetri, circa 6 centimetri, sia da una parte che dall'altra, quindi ho recuperato nella mia larghezza circa 12 centimetri. E questo è quello che poi scenderà sulle braccia, quindi sulle spalle e sulle braccia. Ho fatto un poncho K, quindi molto, diciamo, non coprente dal punto di vista laterale, però l'ho fatto proprio apposta. Ho cercato di creare una maglia bella larga, quindi apposta, vi sto dicendo poncho K, per poter essere indossato su un jeans, su un pantalone, molto comodamente, con una magliettina di sotto, con un maglioncino. È morbidissimo il filato, io ve lo consiglio, però è giusto che vi dica quello che io ho trovato, qualche pecca che ho trovato su questo filato. Non so per il lavaggio, quindi questo non ve lo so dire ora, magari ve lo faccio sapere. Però per quanto riguarda la lavorazione, la pecca che ho trovato su questo filato è solo il fatto di scucire. Io all'inizio ho provato comunque dei campioni di punto per poter fare questo lavoro, per poter fare questo progetto, e quindi mi sono trovata comunque a lavorare e a scucire quel pezzo. Nella scucitura un pochino diciamo che si ha difficoltà, quindi in un caso ho dovuto anche spezzare il filo perché non ci scuciva. Quindi è giusto che ve lo dica, perché è un materiale che io sto presentando qui sul canale, quindi ho fatto un progetto. Per me è impeccabile, per carità, perché è bello morbido, è veramente caldo soprattutto, però ha questa pecca, diciamo, chiamiamola, questo piccolo difetto. Il poncho è terminato, qui abbiamo creato il collo, che può essere messo già nell'indosso girato, ha proprio le maniche, quindi che scendono poi sulla spalla, e poi diciamo in lunghezza quanto una maglia, quindi non è esageratamente coprente, però nello stesso tempo copre i punti giusti.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio, come sempre, di avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo video.